Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Tris, l'intervista probabilmente più originale che avete mai visto. Ospite in studio con noi quest'oggi, consigliere comunale Arnaldo Faiola. Ecco, Buonasera a tutti. come sempre vi ricordo brevemente come si svolge la nostra particolare intervista attorno a un tabellone di una partita a Tris con nove grandi temi al centro delle caselle. Giocheremo uno alla volta con i tempi scanditi da una clessidra. 3 minuti, quindi due clessidre per ogni tema. Se vince l'ospite, come sempre, può togliersi un sassolino dalla scarpa sempre in 3 minuti. Se vinco io, faccio un domandone finale. Se Arnaldo è pronto, ti do del tu se non è un problema. Un sassolino solo? Vabbè, quello è la tua Vabbè, discrezione. Se Arnaldo è pronto, ti do del tu se non è un problema. assolutamente Possiamo cominciare. Per consuetudine, inizia l'ospite, quindi sei tu a scegliere il primo grande tema su cui soffermarci. Sindaco. Sindaco. Il primo sassolino, appunto. Girano voci in questi giorni che Arnaldo Faiola, che in questo momento è consigliere comunale nel gruppo misto, se non vado errato, ha deciso di candidarsi a sindaco. Quindi la prima domanda che ti faccio è se è vero e perché hai fatto questa scelta. È vero, ho fatto questa scelta per un motivo molto semplice. Chi mi conosce sa bene quello che io penso della vita, di fondi e dell'essere umano in genere. Mio padre mi ha insegnato una cosa molto importante, che nella vita chi ha la fortuna di avere deve avere anche la capacità di dare. Chi non lo ha vuol dire che non vale niente né lui e né le idee che porta avanti. Detto questo, io mi sono candidato a sindaco per lo stesso motivo che voi sapete bene tutti, che vivete sulla vostra pelle giorno dopo giorno. E mi riferisco a tutti, mi riferisco a operatori commerciali, agricoltori, imprese edile, la collettività tutta. Quando in un paese, una città, ci sono ragazzi di 20 anni che decidono, o meglio, vengono costretti ad andare via dalla propria terra per andare chi in Australia, chi in Germania, chi in Francia, vuol dire che non va bene più, vuol dire che comunque non c'ha futuro, vuol dire che sta morendo. Io, per chi mi conosce, sa bene che non mi arrendo, non è da me. Sono vissuto in una famiglia che ha sempre sudato tutto quello che ha fatto, ha sempre combattuto, non è andato mai a chiedere qualcosa a qualcuno con il cappello in mano, ma ha fatto sempre solo una cosa. Ha detto: questo mi spetta perché mi spetta, se mi spetta io lo pretendo e me lo devi dare. Fammi un favore o impiega mio figlio qua o là, non fa parte di me. E la cosa più bella che io dico, lo dico a tutti i cittadini e lo dico soprattutto ai ragazzi, è il fatto che il padre mi ha dato 3 figli meravigliosi. E quando mi guardano negli occhi e mi dicono: papà, non importa, vogliamo un padre come te, uno che non si arrende, che non si coscia nessuno di Ana, ci siamo capiti, per chi è fondano ci capisce bene cosa voglio dire. Senti, Chiedo scusa, forse sono No, andato ci un po' siamo. oltre. Due clessidre su ogni argomento, quindi ci siamo nei Ah, tempi. quindi posso Se continuare? vuoi sì, se no mi aggancio io con un'altra domandina. Guarda, non ti voglio dare spazio, prego, dai, E fammi. aggancio una domandina e ti chiedo, questa volta corri da solo, penso con una lista civica, credo. Dopo due esperienze elettorali nella coalizione di centrosinistra, perché questa scelta di andare da solo? Allora, io lo dico senza mezzi termini perché essere ipocriti è una cosa che non mi appartiene. A me è sempre piaciuta la coerenza. Se io dico A, deve essere A. Se B, deve essere B. Le troppe contraddizioni, certamente non potrei mai e poi mai, anche se ho sentito dire voci in giro un po' strane, lo voglio dire una volta per tutte, non mi appartiene proprio la cultura di quello che può essere la cosiddetta area del PDL, quindi per me non potrebbe essere mai. Io appartengo a un'area dove riconoscere l'essere umano è una cosa importante. Non gli do una stretta di mano giusto perché me lo devo comprare o qualche altra cosa. Gli do una stretta di mano perché ho fiducia e stima in quella persona. Bene, la mia candidatura a sindaco era perché io ho avuto la ferma sensazione, anzi ne sono fermamente convinto, se no non avrei fatto neanche questo passo, al di là di quello che è il mio pensiero che prima ho rappresentato.
L'ho fatto perché non mi piace tutto quello che sta accadendo. Non mi piace che a un certo punto non si muove nulla, io non vedo, non percepisco nulla, non sento nulla. Non vedo quella sana e giusta rabbia nelle cose, nell'affrontare le tematiche, le problematiche, cosa che onestamente io non la vedo. Ecco perché io a un certo punto ho deciso di fare questo passo. Passo impegnativo, me ne rendo perfettamente conto, però voglio essere un po' presuntuoso e lo dico, se io sarò sindaco, non si illuda nessuno, cambierà tutto, dal primo all'ultimo, perché questo stato di cose deve assolutamente cambiare, perché tanto è semplice, o cambierà in questo modo, e io me lo auguro, perché almeno noi ci anticiperemo i tempi e faremo la speranza. Perché se no altrimenti è la fine, perché tanto la viviamo tutti i giorni. Provate un attimo a guardarvi attorno, vedete che cosa vedete, che cosa c'è. In questi anni di amministrazione che c'è stata, fatemi capire, che cosa è migliorato? Ti invito a chiudere. Niente, non è migliorato niente, anzi si è fatto come i gamberi, si è andato indietro. Anno per anno sempre dietro, fino a cui reggeva un certo tipo di discorso, raccomandazione a destra e a sinistra, sotto un certo aspetto sembrava funzionare, ma oggi che queste raccomandazioni non possono essere più accolte, basta vedere un concorso di vigili urbani, un qualsiasi concorso, vedi che cosa succede. E questo è. No, la gente deve puntare su se stessi. Ragazzi, puntate su voi stessi, dovete puntare solo su di voi, la vita appartiene a voi. Perfetto, tocca a me, io vado su 100. Ci hanno abituato ormai a ragionare mediaticamente un po' sui 100 giorni di governo. Io ti chiedo, qualora dovessi essere sindaco di Fondi, c'è un provvedimento che già pensi di poter adottare come il cosiddetto provvedimento dei 100 giorni da Allora, sindaco? guarda, io adesso non è che mi metto qui a fare quello che può essere e non può essere. Io la mia idea di fondi io ce l'ho chiara. Perché? Perché Fondi ha tutte quelle caratteristiche per poter raggiungere quello che vuole. Allora, fermo restando che con tutto il rispetto noi non possiamo disperdere quelli che sono dei grossi capitali, mi riferisco all'agricoltura, mi riferisco al MOF, perché onestamente stanno ai piedi di Cristi, però io dico un'altra cosa. Perché Fondi? Perché tutta Fondi non deve impegnare tutta se stessa per quanto riguarda il discorso del turismo? Perché? È il turismo quello che è la prima industria al mondo. Io l'ho sempre detto, l'ho ripetuto una marea di 6 volte, tutte le volte dove mi sono trovato, non viene fatto proprio niente, viene tutto abbandonato a se stessa. Dobbiamo fare questo e dobbiamo fare questo e dobbiamo fare questo. È una cantilena che va avanti da anni, ma in verità poi a sfruttare tutti questi benefici chi è? Sono soltanto 10-15 persone, soggetti, che poi alla fine non danno nulla, non portano nessun bene, nessuna ricchezza. Noi non possiamo pensare che eventualmente vogliamo fare turismo come tanta gente in Consiglio Comunale si è lavata la bocca e poi con tutto il rispetto permette che il mare di Fondi vengano a finire tutte le schifezze di questo mondo. Noi abbiamo dei canali che sono fogne a cielo aperte. Ci sono i Consigli Comunali che già hanno detto questo. Allora quando mi dici 100 giorni, bene, la priorità è investire tutto e su tutto sul turismo. Dopodiché, a un certo punto, io credo che così facendo si comincia a dare una strada che i fondani lo devono capire, sarà la strada da percorrere per far fronte a quelli che sono i bisogni della nostra città. Abbiamo un territorio meraviglioso. Oddio, dire abbiamo forse è un po' troppo, perché oggi dire abbiamo non è giusto. Diciamo, hanno un territorio, poche persone sfruttano questo territorio, perché dovrebbe essere a beneficio delle collettività, ma in verità è a beneficio solo di pochissime persone. Basta vedere chi è tutta questa lunga costa. A volte mi sento dire abbiamo 17 km di costa. Chi ce l'ha 17 km di costa? Mi sembrano come quelli, scusate la battuta, quando passi per strada. La domenica magari ci stanno tifosi da una squadra e l'altra, dice abbiamo comprato 10 milioni di euro questo calciatore, chi l'ha comprato? Ma se non possiamo neanche mangiare, che cosa hai comprato? Scusate la battuta, ma rende l'idea. E citando un attimo i due dei principali sfidanti, Temeo annunciava l'idea di voler fare una pista ciclabile nella circonvallazione fondana, mentre Mario Fiorillo pensava ai parchi e al verde pubblico.
anche tu ti sei agganciato in ambito ambientale. Guarda, caro Nardone. Dammi del tuo. Sì, caro Nardone. Io sono stanco di sentirmi dire dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo. Io in consiglio comunale, per rispondere un altro al nostro caro sindaco De Meo, mi sono permesso in più di un'occasione non parlare di piste ciclabili, ma di portargli esattamente delle foto di alcuni luoghi che ho girato. E mi riferisco a Parigi. Sono andato a Parigi, mi ricordo, tornavo da Parigi, gli portai delle foto. Gli feci vedere e dissi: guarda, qui è molto semplice. Tra l'altro noi abbiamo anche un territorio, da questo punto di vista ci agevola, perché è pianeggiante, quindi possiamo fare quello che vogliamo. Bene. Allora, gli ho detto, cerchiamo di dare anche una cultura per quanto riguarda... Beh, si hanno messo a Via Roma, forse perché mi lamentavo, ero consigliere comunale e si lamentava, hanno pensato bene di venire a mettere una rastrelliera per le biciclette. Beh, ci hanno pensato bene, perché dopo circa un mese e mezzo è sparito tutto, la gente cammina sui marciapiedi e oggi adesso mi viene a dire di piste ciclabili. Ma dai, sindaco, lasciamo perdere, va. Va bene. Per quanto riguarda l'altro discorso che mi diceva del Partito Democratico, io sinceramente non ho avuto molto a riflettere su questo fatto, però devo dire, lo dico e lo ripeto per l'ennesima volta. Basta che si faccia. È l'immobilismo che uccide le cose. Basta che si faccia. Perfetto. Scaduta la clessidra, tocca di nuovo. Ma scaduto troppo presto sta clessidra. È 3 minuti, questo è il tempo. Vabbè, ma così fa tanto parlo, madonna. Tocca di nuovo a te. Ah, devo fare io? Sì. Banchi, sport, giudizio, cultura. Giudizio. Allora, è una domanda che faccio spesso ai politici che vengono... Come vedi, mi vado a cercare le cose... Faccio la domanda che faccio spesso ai politici che vengono qui in trasmissione. Ti chiedo un giudizio e un voto sulle amministrazioni. Partiamo dal basso, su quella targata Salvatore De Meo. Un giudizio e un voto, se riesci. Ma tu mi stai insultando. Non ti insulto. È una provocazione, io faccio questo lavoro. Guarda, è la risposta. Guarda, io se tu mi fai questa domanda, io ti rispondo come in effetti già ti ho risposto fino ad ora. Non posso che pensarla in modo diverso. Allora, andiamo un attimo a vedere i fatti, perché poi dopo... Il MOF? A che condizione sta? Non lo chiedere a me, chiediamo agli operatori commerciali. Chiediamoci chi era eventualmente il De Meo negli anni passati e quale ruolo che svolgeva, e io dico ancora continua a svolgere all'interno del mercato, perché io ancora continuo a dirla. Per quanto riguarda il discorso dell'edilizia, o meglio come fondi, possiamo anche vederlo, che cosa è successo in questi anni. Faccio un esempio fra tutti. Allora, la colpa di chi è? E del cittadino? Se oggi in via Spinete, parlo di via Spinete, noi a via Spinete non abbiamo fogne, non abbiamo marciapiedi, non abbiamo luci, non abbiamo nulla di nulla, eppure abbiamo pagato tutti gli oneri concessori. Tant'è vero, guarda, questo lo voglio dire subito. Se io sarò sindaco, e lo sarò, Nardone, ne stai certo, cittadini, siate sicuri, se io sarò sindaco, una delle prime cose che farò, farò un taglio netto per quanto riguarda le tasse che passano nel concessorio e via dicendo. Chi le ha pagate e a un certo punto non c'è i servizi perché li ha pagati, gli verranno restituiti. Perché non è giusto che io mi debba prendere delle somme perché a un certo punto io poi non ti do quello che ti devo dare. Aggiungo, e quelli che non l'hanno pagato, guardasi tutti molti immobili che si trovano in via, sempre per quanto riguarda, dicevo, via, parlo di questa via perché è una delle più densamente abitate, più popolate, via dicendo, parlo di via Spinete, lì quante persone hanno pagato gli oneri concessori? Proviamo a domandarli, fai un attimo, va a guardare al comune e vediamo come sta. Stavo dicendo, poi mi sono un attimo, non distratto, sono andato un po' fuori dal seminato. Ti chiedo domanda. Sempre il voto io. Sì, sulla... sì, ma poi te lo dico il voto, te lo lascio dire a te, guarda. No, ma te lo lascio dire a te. Domanda, ma il nostro caro sindaco De Meo, ma io mi sto sbagliando, oppure lui era assessore? O no, mi sbaglio io, vero? Era assessore. Allora, dammi tu il voto. Datemelo tu il voto, perché io sinceramente, guarda, ti posso dire una cosa, non c'è voto. Fuori tema, a me, se facevo un tema, fuori tema, senza voto. Perché non stiamo proprio in tema, perché per quanto riguarda certe cose, sì, certo, tutto sembra andare bene.
voglio vedere i fatti. In che modo ha cercato di contribuire per quanto riguarda la crescita di questo paese? Cosa ha dato sostanzialmente a tutti quelli che possono sostanzialmente vivere su questo territorio? Il mare com'era? Anzi, è peggiorato. L'imprenditoria, ho detto, peggio adesso che prima. Allora, di che stiamo parlando? Sono ancora più... Vuoi ancora il voto? No, voglio essere più cattivo. Ti chiedo, è un SV o è proprio un'insufficienza grave? No. Non giudicabile proprio, SV, ma sono magnanimo. No, va bene. Sono magnanimo, anche dire SV, perché io con tutto il rispetto te lo dico, io non mi sarei proprio ricandidato più, perché se facevo un esame di coscienza, io ho portato 70, ho fatto tanto, ho avuto tutti questi voti, ho avuto tutto questo, e sono arrivato a questo. Non è per me, io devo cambiare mestiere, non posso più fare il sindaco, non lo devo fare, devo rispettare soprattutto me stesso, non gli altri, me. Perché uno che non riesce, che si pone determinati obiettivi, o meglio raggiunge questo, che cioè nulla, non ha senso. Perfetto, io sono costretto a chiuderti perché sennò ti faccio vincere subito la partita. Andiamo Madonna, su cultura. Madonna, vedi, poi dici che sei prepotente, ma lascia bene, come fai a vincere subito la partita? No, appunto, ti ho bloccato, ti ho bloccato subito. A me mi piacciono, sono le difficoltà che mi piacciono, non ardono. Cultura, è una domanda che faccio a tutti i candidati a sindaco perché l'ho promesso ad alcuni ospiti di cultura che sono venuti qua. E la domanda è, si può fare qualcosa per migliorare il panorama culturale di Fondi? Tutto si può fare. Cosa? Tutto. Una cosa che ti viene in mente che si potrebbe realizzare? Io se devo essere sincero, guarda, dico solo questo fatto perché è una cosa che mi ha colpito molto, perché al di là di quello che è stata la semplice formalità di un telegramma, ma la morte del buon Domenico Purificato, scusa, della moglie del buon Domenico Purificata doveva essere preso con molto più impegno, molto più seriamente, perché è un messaggio che lui ha mandato non soltanto ai fondani, ma un messaggio in buono, il suo dipingere, il suo, e questo lo disse anche in occasione di un non mi ricordo che cosa si sta facendo, si sta parlando a proposito dei Sandis, era presente la moglie dei Sandis. Io ci tenevo a sottolineare che in effetti questi soggetti, questi personaggi dovrebbero essere fatti propri, sentiti come propri fino in fondo a cittadinanza dei Fondi, ma a quanto pare non gliene frega niente a nessuno. Parlai, e lo continuo a ripetere, di questi soggetti che a un certo punto la loro importanza non è tanto nel fatto di aver dato a noi fondi, ma quello che hanno dato all'umanità intera, quello che sono riusciti a trasmettere nelle menti di tanti esseri umani al mondo, nell'umanità intera. Allora io dico che la cultura si può soltanto sostanzialmente assorbire ed avere nella misura in cui noi riusciamo a capire esattamente i valori intanto di quelli che noi, delle cose che noi abbiamo avuto e che abbiamo. A Fondi non c'è cultura. C'erano tante proposte, ad esempio, nel corso del tempo che sono state rilanciate, quella dell'idea della Pinacoteca nel castello, il museo dell'ebraismo alla Giudea. Guarda, queste sono tutte idee bellissime. Perché non si realizzano? Perché non si realizzano? Perché? Perché non c'è voglia di avere cultura, la gente deve non sapere. Perché fa comodo questo? Possono essere guarda proposte... Come no? Le faccio mie. Chi ha avuto qui a dirle, chiunque so sia, le faccio mie. Certo, mi sembra talmente superfluo, per cui non credo neanche ne valga la pena parlare. Perderemo solo del tempo, ma va da sé. E il fermento invece culturale delle tante associazioni che sono a Fondi, è un fermento che spesso sembra che ognuna però vada per fatti suoi. C'è un modo, sia da parte dell'amministrazione comunale che dei cittadini... Guarda, io ci avrei molto da ridire su questo fatto di discorsi di associazione, fermo restando che io posso capire il significato, tutto quello che ti pare, ma c'è un... queste associazioni sono un po' troppo politicizzate. A mio modesto parere ci sono troppe persone che ci lucrano sopra su queste associazioni, ci prendono proprio troppi denari dallo stesso comune di Fondi, e questo qui a me non è una cosa che mi va bene. La cultura non si paga. Non si paga. Se tu eventualmente organizzi di fare una determinata cosa, per quanto aiuto si possa fare, a me non piace, non mi piace.
Vabbè, che devo dire? Va bene, è Che finito il sono, tempo. ma, sono malpensante? Vabbè, io sono malpensante, mettiamola così. Però i fatti, guardateli, e vedete, allora vedete se eventualmente è vero o non è vero che queste associazioni stanno lì e beh, lucrano anche su tutto quello che gli dà il comune di fondi. Adesso facciamo una sfilata. Cultura è anche fare la fiera, la sagra delle. Cultura è anche quella, fare la sagra delle figlie d'India o della pecora cieca, e puntualmente il comune di fondi va lì e elargisce denaro. Vabbè, forse poi usciremo fuori tema, è meglio fermarci qui. Vabbè, comunque è scaduta la clessidra, tocca di nuovo a te. Io in verità quando ho fatto prima non ci stavo pensando, Ma qua devi stare però non attento. devo stare attento, sì, scusa, E vabbè, salvare. Io ti... buono sì, ma fesso no, Totò diceva, buono sì, come diceva Totò, uomo di foresta sì, fesso no, dai, allora. Hai messo la X su salvare e ti propongo un mezzo giochino. Ti chiedo cosa salveresti o cosa invece butteresti a mare delle cose che adesso ti vado a dire, Ah, giustificandole magari più o meno. sì. Allora, partiamo dalla prima, la giunta a guida di Luigi Parisella. Guarda, io devo essere sincero. Eh sì. D'altra parte lo sono sempre. Vedi, la giunta Parisella non è che, come dire, abbia fatto chissà che cosa. A buon bisogno poteva avere anche delle idee che magari potevi condividere o non condividerle, però va bene, ok? Le contestavi, però comunque ti devo dire onestamente, tu lo vivevi il Consiglio Comunale, le problematiche tu le vivevi fino in fondo, fermo restando che chi mi conosce sa bene che ho sempre denunciato fin dal primo momento che ho messo piede dentro il Consiglio Comunale, perché io sono di fondi e le cose le più a fondi, lavoro a fondi, quindi lo so, ho denunciato proprio il modo di pensare, il modo di agire, di comportare. La salveresti o la butteresti a mare? dal punto di vista? In generale, No, anche no, della no, tua non la esperienza. salvo comunque, dico Perfetto. soltanto che è stato forse un po' meno, come dire, meno peggio dell'amministrazione di adesso. L'opposizione di quell'epoca, quindi quella capitanata da Fernando Di Fazio, la salveresti o la butteresti a mare? Guarda, l'opposizione che c'era nella passata amministrazione, io, questa è la mia idea, in verità era, a parte che era ancora più, come dire, era minoritaria, nel senso che aveva meno consiglieri. Però devo dire, per quanto disorganizzata, per quanto, come si diceva, a fondo una scarpa e una ciabatta, tuttavia però ognuno riusciva ad esprimere in un modo o in un altro quello che poteva essere. E per quante cose poi sono accadute, certo, potevamo fare molto di più, perché parliamoci chiaro, la politica è anche organizzazione, sono tanti i fattori che devono coagularsi e mettersi insieme fra di loro. In verità, invece, in quest'altra opposizione qui, Mi stai già rispondendo perché la domanda... Eravamo lontani anni luce, tutti quanti, uno dagli altri. Guarda, faccio solo un esempio perché Scusa, questo. ti chiedo prima, quella targata di Fazio la salveresti o la butteresti a mare? La salverei. E quella invece attuale, così La ti collego subito. salverei meno, perché comunque non è che si sia stata zitta, per essere sincero. Però ci sono stati alcuni passaggi che a me sinceramente non mi hanno mai convinto. E se mi permette lo vorrei anche dire, perché così almeno Certo. chiariamo una volta per tutte anche il problema. Allora, se un'opposizione si siede a tavola e si decide quello che bisogna fare. Il caso fu specifico e lo denuncio pubblicamente, in modo che io ho le spalle grandi, quindi le riesco a sopportare. E io portai avanti in una riunione, dissi chiaro e tondo la mia idea, e dissi: guarda, non bisogna assolutamente votare il candidato, scusa, il rappresentante alla comunità montana, perché la comunità montana non serve a nulla, anzi usai proprio una parola volgare, non mi va di dirlo e capisci perché. No, no, non serve a nulla, è soltanto un luogo dove serve per accumulare voti e perché devono per mettere qualcuno che fa comodo o meno. Quindi per me, visto che sono enti in esistenza, che non devono esistere, noi non dobbiamo votare, noi ci dobbiamo astenere dal fare questo. Deciso questo la sera, la mattina successiva, quando si va in consiglio comunale,
ognuno per fatti suoi. Chi la pensava in un altro, chi la pensava in un altro. Allora, detto fra di noi, questo qui è, diciamo, è quello che a me non è piaciuto da questo punto di vista. Bene o male eravamo tre gatti l'altra volta, invece, poi ovviamente c'è stato quegli altri dell'opposizione, mi riferisco al gruppo di era, non so come si chiamava la lista, non me lo ricordo, sia quella cardinale e progetto fondi. Progetto fondi, eccetera, che con tutto il rispetto loro stavano tutt'altre parte, se vedevano, prendevano un'altra posizione per quanto riguarda questo. Ad esempio anche la questione molto ti molto invito a chiudere. No, è importante questo, sto dimenticando questo passaggio che è di una delicatezza, anzi vorrei toglierti qualche minuto in più, me lo togli un altro, facciamo una conversazione. Va bene, facciamo così. Non voglio approfittare. Va bene, vai. Se io ricordo bene questa prima, questa amministrazione, processo Damasco, lo voglio dire perché tutti lo devono sapere, processo Damasco. Io ho fatto un intervento in Consiglio Comunale in un modo chiaro e semplicissimo, ho detto noi dobbiamo costituirci parte civile in questo giudizio per due motivi. Il primo, perché noi dobbiamo sapere chi eventualmente possono essere responsabili che hanno fatto le cose di cui vengono accusati, che lavorano presso il Comune di Fondi o comunque collegati al Comune di Fondi. Primo. Secondo, perché il cittadino deve vedere la casa comunale in modo trasparente, perché il problema principale è anche la disfiducia tra l'istituzione e i cittadini. Quella è una cosa importante. Bene. Di fronte a questo io mi sarei aspettato, ma tanto già lo sapevo, che il nostro caro sindaco, che mi ha preso in giro fino alla fine, che avrebbe preso provvedimenti nei confronti di coloro che erano stati condannati, poi condannati ovviamente non ha preso nessuna decisione, continuerà a non prenderla, per cui oggi persone condannate con sentenza passata in giudicato siedono ancora nel comune quando dovrebbero essere sbattuti fuori a calci. Detto questo, allora dicevo, mi aspettavo, che sapevo benissimo che ovviamente loro non avrebbero fatto per le mie considerazioni fino a qui sono emerse. Bene, allora, chi è che non si è voluto costituire, salvo due consiglieri comunali, faccio nome e cognome, uno si chiama Bruno Fiore e l'altro si chiama Enzo Trani, non si è voluto costituire più nessuno nel processo di Damasco. La cosa, tu capisci bene, è di una gravità estrema. Allora, quindi dice questa opposizione, no, dimentichiamoci il passato. Come il passato? Tu lo stai vivendo fino in fondo. Non costruirsi in quel giudizio, con tutto il rispetto, a me è uno di quelli che proprio, forse mi fa porre anche questo qui, oggi sto qui come candidato sindaco per questo. Perché questo qui è una cosa, a mio modesto parere, è inaccettabile. Ah, volevo dire un'altra piccola chicca, perché questo la gente lo deve sapere. Cittadini, poi voi lo dovete sapere. Poi ti invito a chiudere. No, mi chiudo. Chi è che mi ha fatto decadere dalla costituzione di parte civile nel processo da Damasco? È il nostro sindaco De Meo. Punto. Perfetto. Sono stato velocissimo. Sì, no, su questo sì. Allora, ti devo chiudere, tocca a me. No, tocca a me. Tu ce ne hai tre, io ce ne ho due, tocca a me giocare. Sicuro? Sì. Volevi già vincere. Non mi imbrogliare. No, non ti imbrogli, ho cominciato tu, tocca a me. Vabbè. Vado su banchi. Siamo abituati a parlare dei banchi del Consiglio Comunale. Io ti provo invece, siccome aderisci al gruppo misto, io ti voglio fare una domanda un po' provocatoria. Metti che vieni eletto al Parlamento e là sei costretto a scegliere un posto nell'emiciclo. In quale gruppo parlamentare ti andresti a sedere, oppure più vicino a quale andresti a sederti, o sempre nel gruppo misto? Cioè, te lo chiedo per far capire agli altri magari più o meno dove ti cerchi di collocare politicamente. Questa è una gran bella domanda. Lo so, tutti così mi rispondono, quelli che non hanno una tessera. No, io sì, quelli che non hanno una tessera. Io intanto mi domanderei perché non hanno una tessera. Banchi, dove andare a sinistra? Intanto voglio dire una cosa. Io mi sono un po' stancato, per 50 anni forse ci hanno preso troppo in giro tra destra e sinistra. Io voglio guardare in faccia le persone, voglio capire che chi c'ho a che fare. Beh, ormai non c'ho più 20 anni. E allora, che cosa dirti? A destra o a sinistra? Per fare che? Andresti io voglio nel vedere gruppo misto. La mia lista, quella che riuscirò a fare, io valuterò le persone. Io voglio gente seria, corretta, onesta, leale. Punto. A me non mi interessa. Guarda, tu non sai una cosa, e io te lo voglio dire perché, anzi, i cittadini lo devono sapere. A me mi ha corteggiato Di Pietro,
Non di Pietro lui personalmente, era il nostro rappresentante provinciale, che se non diceva una cosa. E, bene, quando stavo per fare il passo, io poco prima delle votazioni, dovendo andare in Sardegna, perché ho degli amici del lavoro lì in Sardegna, a un certo punto lasciai detto che io non avrei mai accettato eventualmente col Partito Democratico di fare quell'incontro, quell'associazione, perché non mi convinceva la stessa Misci come candidata. Stiamo parlando delle vecchie provinciali. Sto parlando delle vecchie provinciali, dove ebbe anche un decente risultato. Anzi, io credo che sia ottimo, buono, però per me io dico decente, perché io... vabbè, io perché chiedo sempre troppo, forse, però... E andai con una lista sconosciuta. Mi feci una campagna elettorale, io, mia moglie e i miei figli. Beh, presi quasi il 7%, credo un bel risultato, no? Affondi. Certo. Chiaro? Allora, perché stavo dicendo questo? Quindi per dirmi dei banchi. Ma i banchi, perché dici tu dove sta destra, centro, sinistra? Perché poi dipende da dove ti metti. No, infatti io quello intendevo. Sono i principi, caro Nardone. Sono i principi. Certo che per me è importante porgere la mano, aiutare sempre chi ha bisogno. Questo è poco ma sicuro. Penso che tutto il mio discorso è finalizzato a questo. Sto dicendo questo, non sto dicendo certo, altro. Certo. Cioè, io nel supermacio non ci ho mai creduto. Cioè, lo posso dire a chi è i miei amici che lo sanno. Nascemmo tutto quanto a Zangarelli. Chiaro? Se per te va bene ti faccio recuperare quello che hai sforato prima. Grazie. E andiamo. E tocca a te però. Ah, tocca devo a te fare adesso. Io. Ma io voglio riflettere, perché io sto pensando a rispondere a te e non vorrei che tu alla fine mi fregassi questo gioco. Mi spiace, ma io non voglio perdere. Allora, c'hai ragione. Qui. Allora, puoi andare su Sport. Io sono la X, giusto? Sì, puoi andare su Sport. Aspetta, Premier o rapporti. Intanto io non devo farti vincere. No. Allora devo mettere a forza Sport. Esatto. No, vedi, mi hai fatto una domanda tendenziosa, perché puoi andare. No, io devo per forza andare, se no avresti vinto. Dai, andiamo avanti. Nardone. Allora, domanda... Te l'ho detto, Totò, come avrebbe detto. Uomo di foresta sì, fesso no. Dai. Ci giochiamo anche sopra su questa intervista. No? La Sport è una domanda un po' più personale. Ti chiedo innanzitutto se c'è un tuo sport preferito. Allora, guarda, io ti dico una cosa. Io sono juventino, non me ne volete, tu vuoi che siete anti-juventino. Io vivo in un vicolo juventino, una casa juventina, ho i figli tutti juventini, anche in Serie B ero juventino, nel bene e nel male. Poi guarda, posso dirlo, le squadre di calcio è un amore che non si dimenticherà mai. È così, ma adesso non mi dite perché, per come, per quando, perché vince, perché perde, no, anche in Serie B, come è giusto ci sia andata, perché se ha sbagliato è giusto che pagasse, questo per essere chiaro. Io ho molto ammirato quel giocatore tedesco, adesso non mi viene il nome, che è stato pizzicato perché aveva fatto non so quale evasione di quante somme, si sta facendo il carcere in Germania, bello, eh? Che uomini, bene, vabbè. E il tuo sport preferito quindi il calcio? No, a me piace un po' tutto, veramente. Non mi piace il tennis perché mi fa venire il torcicollo. A girarsi in questo modo. Però mi piace un po' tutto. Poi mi piace un po' il nuoto, non mi piace andare lo sport. Gli sport sono talmente tanti. Da praticare? Da praticare, quando ero giovane giocavo a calcio. Peccato che non avevo la classe, perché come grinta non mi batteva nessuno. Però io non avevo la classe, io c'avevo un mio amico, io mi nascondevo sempre di lui, io c'avevo un mio amico Benedetto Parisella che giocava libero, però io c'avevo una grande capacità, in campo non li facevo litigare, perché se litigavano sapevo che se noi dovevamo vincere perdevamo. Giustamente, come in tutti gli sport poi. E di solito sport è sempre agganciato ad hobby, ti chiedo, c'hai un hobby particolare tu che fai nel tempo libero, a cosa ti dedichi? Allora, leggo. Anche se adesso mi dà molto poco perché mi si mette una stanchezza subito e mi addormento. Comunque mi piace giocare a scacchi e mi piace giocare a scopone. Però con chi ci sa fare? Perché se la maggior parte non ci sanno fare, mi innervosisco e allora preferisco non giocare. Mi riaggancio invece un attimo a sport. Ah, un'altra cosa. Dimmi. Ho scoperto la bellezza di coltivare un terreno. Uno ha preso un terreno che...
mi ha lasciato mio padre e adesso ho un agrumeto belle sette meraviglie. Guarda. Anzi, vieni a trovare qualche domenica. Guarda, aranci, adesso stanno, non sono finite, si capirà. Però ho detto fra di noi di una bellezza unica, su sotto Monte San Biagio, bellissimo. E mi riaggancio invece a sport, perché prima, quando facevi riferimento alla Juventus, io penso che tutti quanti si ricordano un po' il perché della squadra del cuore, di questo amore. Non lo so. Te, non te lo ricordi perché è sbocciato? No. Non lo so. Quando eri giovane, ma, perché sai, ma tante volte sai che può succedere? Che, vai, quando noi vediamo delle persone, soprattutto quando siamo ragazzini, veniamo sempre colpiti probabilmente da qualcuno che noi stimiamo ed ammiriamo. Esatto. Allora, guarda che succede. È vero. Allora a quel punto lì magari quel tizio lì ti fava Juventus e quello lì a me mi piaceva e allora gli ho detto, dico, della Juventus. Capito? Solo per questo, ma non te lo so dire perché. Vabbè. Mi ci sono ritrovato e basta. È come ce l'hai nel sangue adesso, punto. Va bene, siamo in chiusura di classifica. Tocca a me? No, tocca a me adesso, non puoi giocare due volte. Sì. Io c'è, temo che tu mi stai... No, guarda, penso che non vince nessuno dei due. Io ti chiudo perché sennò vinci tu. Quindi vado su Premier. E anche qua ti faccio una domanda un po' provocatoria. Ti chiedo, metti che domani c'è una crisi di governo e paradossalmente quando si fanno le consultazioni dal presidente Mattarella esce il nome di Arnaldo Faiola. No. Per assurdo, ragioniamo per assurdo. Sì. Qualcuno dei politici che metteresti nella tua squadra di governo riesce a individuarli? C'è qualche politico di livello nazionale o sovracomunale che ammiri? Guarda, io ti devo dire francamente, io ho vissuto l'epoca di Berlinguer, la gente non sa chi è, purtroppo le giovani generazioni non sa chi era Enrico Berlinguer. Devo dirti anche che c'è poco. Non vedo più le figure di questa caratura qui. Però ti devo dire una cosa, perché poi parlare così sembrerebbe come parlare da me, poi dico va bene, ok, serva, il passato deve servire da lezione per il futuro. E ormai basta, ok, io lo deporto dentro di me, ce l'ho gelosamente, tutto quello che ti pare. Però devo dire una cosa, e lo deve dire veramente con la massima... A me non dispiace Renzi, a me non dispiace. Ora lui potrà fare tutti gli errori di questo, ma mi piace il suo decisionismo. A me questo qua, tutto questo mediare, contromediare, no, fanno perdere solo tempo. Io mi lamento su tutto perché l'Italia va sempre in ritardo, stiamo in ritardo in tutto, non ci prendono mai delle decisioni immediate, è questo che fa venire pena a tutti. Io mi lamento con tutti perché i treni vanno male. Le aule di tribunale, sempre ritardi, le udienze devono cominciare alle 9, alle 9 e mezza, alle 10, ma perché? Perché? Ma se abbiamo stabilito alle 9, devono essere le 9, anzi tu devi fare in modo tale che tutto deve essere organizzato perché siano proprio le 9. A me Renzi non mi dispiace, perché mi piace quella, con tutti i limiti che qualsiasi essere umano può avere, però mi piace quel suo decisionismo, lui decide, nel bene e nel male, criticami, fai tutto, io accetto tutto, però decide. E quando noi non cominciamo a decidere e cominciamo a mediare su mediare e rinvii su rinvii, poi non vedo l'ora che fanno la legge anticorruzione, non vedo l'ora, la devono fare prima possibile, la devono fare, perché quello è il primo problema, il vero cancro che ci sta in Italia è rappresentato da quello, fatto dire da uno che fa l'avvocato. Anche perché siamo a due anni e mezzo di discussione in aula. Ma io capisco che lì una cosa è un pochettino tutta particolare. E qualcun altro? C'è qualche altro politico che ti dà questa impressione di decisionismo comunque che a cui puoi fare riferimento? C'è qualche altro politico di livello nazionale che si può stimare oggigiorno? Io non c'ho... E credimi, non perché io appartenga a quella schiera qualunquistica, sciocca, che continua a dire che sono tutti uguali e sono tutti ladri, perché io mi incavolo di molto se sento dire qualcuno a me, tanto voi siete tutti uguali, mi incavolo perché non è giusto. Lui non può condannare una persona innocente o per bene metterla al pari di un delinquente, anzi vuol dire che lui può darsi che sia lui stesso delinquente, quello che dice sono tutti ladri, perché non è vero questo. Però oggi io non mi permetto di dire, perché poi dopo le persone le devi conoscere, le devi... Come faccio a dire? Io con tutto il rispetto in Di Pietro io ci credevo, e poi mi ha deluso.
Allora io non lo conosco, non lo so. Va bene. Io, se tu mi dici parliamo di fondi, allora io ti posso dire anche delle persone eventualmente, ma perché le devo conoscere Certo, direttamente? era una domanda un po' Mi, provocatoria se tu questa. mi, cioè, rispondere in quel modo lì sarebbe, ripeto, io ho risposto Renzi perché lo vedo quello che sta facendo. Va benissimo. Punto. Non Va so no, se no, hai sentito ma mi lei. hai anche risposto. C'è qualcuno che aveva avuto anche più difficoltà, quindi non è un problema. Perché? No, nel senso, Tocca a me, sì, vero? sei costretto e finisce in parità, perché Lo c'è solo vedo. una libera. Vabbè. Però vedi, allora non sono cattivo, andiamo in parità. Eh sì, va Non puoi benissimo così. pensare che l'ho fatto apposta per portarti in parità perché non volevo. Vabbè. Tocca a te, andiamo sui rapporti, ti faccio l'ultima domanda. Ti chiedo, nelle tue esperienze politiche ti sei sempre caratterizzato, perché sei stato spesso additato di essere un elemento di rottura, una voce fuori dal coro, dico così, però in politica sei riuscito a stringere anche dei rapporti personali? No, lo dico. Sì. Faccio un nome fra tutti, anche se i fondani probabilmente non lo conoscono. Si chiama Domenico Guidi, sindaco di Bassiano. Che era candidato alla Era provincia candidato, quando tu. sì, perché lui ha sempre messo al primo posto l'interesse di quello che era la collettività. Perché lui aveva detto, ha fatto quella scelta. E sono veramente felice di aver conosciuto un uomo del genere. Poi, se la politica mi ha dato, e questo veramente mi ha dato tanto, per cui ho avuto modo di conoscere alcuni ragazzi. Questo lo dico con grande orgoglio, se vuoi mi dici pure presunzione. Un ragazzo mi ha indicato, me l'ha detto proprio l'altro giorno, non mi commuovo ancora adesso a dirlo, scusatemi. Ha messo il mio nome sulla sua tesi, è una cosa che io non mi sarei mai aspettato. E qualche anno fa scrissi, quando la prima volta che mi candidai, scrissi una lettera aperta alla città di Fondi, l'andai io stesso a consegnare al mercato, non mi ricordo, eccetera. E mi dice adesso qualcuno ancora che quella lettera ce l'ha ancora attaccata dentro la cameretta. Allora, per quante delusioni uno possa prendere, credo che questo ripaghi di tutto quello che eventualmente, tutte le delusioni eventualmente che una persona ha potuto subire. Non basta, a me basta questo. Prima di girare la clessidra, per l'ultima clessidra, mi aggancio già con l'altra domanda. Siamo in periodi di elezioni e so che tu sei contrario, perché mi ricordo un vecchio comizio, forse proprio in quelle provinciali, in cui eri contrario alle cene elettorali. Però ti Sì, no, lo faccio. dico, aspetta, lo posso dire? No. L'ho anticipato io, poi sempre lo dici. Però ti faccio una provocazione. Metti che in una cena qualsiasi, una cena elettorale, hai la possibilità di convincere due persone a votare per te. Io ti chiedo se riesci a individuare uno della maggioranza e uno dell'opposizione attualmente, di fondi, che tu vorresti convincere durante una cena perché è giusto votare per te a queste elezioni. Però mi devi fare due nomi. Cioè, scusa, non ho Se riesci a capito, individuarmi perdonami. due persone che fanno politica a fondi, uno della maggioranza e uno dell'opposizione, con cui, tra virgolette, perderesti del tempo durante una cena elettorale a convincerli a votare per te come candidato a sindaco alle prossime Cioè, elezioni. quindi se mi trovassi a quella E cena, certo. non perché li debba No, no, invitare a no, no, cena. no, Che cosa dovrei convincere? Tanto io, guarda, io sono Armando Faiola, appunto. Riesci a individuare però due persone con cui perderesti del tempo Ma a cercarle di. guarda. Del tempo penso che non si perda mai con gli esseri umani, perché comunque sia, io credo che forse che se manca qualcosa nella società di oggi è proprio quella possibilità di colloquiare, la gente non parla più tra di loro e questo è molto male. Nel momento in cui non si pongono, non ci sono raffronti, la gente non parla, vuol dire che le cose non vanno, non vanno. Però questa domanda che tu mi hai fatto mi fa venire in mente una cosa che penso che ci si debba un attimo pensare. Quindi se io mi trovassi a cena con qualcuno perderei tempo. A cercarlo di convincere, io ti chiedevo se individuavi proprio qualche consigliere comunale con cui cercheresti di convincerlo a votare te. Guarda, io non devo convincere nessuno, nel senso te lo dico. Allora, io sono del parere che nella vita ogni cosa vanno fatto sempre in compromesso, lo devi fare con tutti, con tuo figlio, con tua moglie, tutti sono compromessi. Ma un punto deve rimanere fermo, la base, l'etica, la morale, almeno per me.
Se non c'è quella base, noi possiamo fare quello che vogliamo, ma non ci incontreremo mai. Allora io in che modo posso convincere o non convincere? Questo, io quello porrei, l'etica, perché sono io fatto in questo modo. Se eventualmente tu ti trovi su questo piano va bene, se no andate tutti e due per la strada vostra, perché è tutto inutile. Cioè quello, noi potremmo creare quello che vogliamo, ma il giorno dopo è tutto crollato. Anche se hai scaduto la clessidra, ti faccio proprio un'ultima domandina. Pensi ci sia un consigliere comunale che voterà per te alle prossime elezioni? Nardone, guarda, io te lo dico. No, perché appunto spesso sei stato considerato un elemento fuori dal coro, per quello te lo chiedo come domanda. Allora, guarda, io te lo dico. Anzi, io ti rispondo con una domanda. Va bene. Mio figlio venerdì mi chiama e mi dice: no, sabato mattina mi chiama, mi dice: papà, guarda che mio amico ha detto che ha letto su coso che del fatto della candidatura a sindaco. Ho detto: vabbè, ma tu lo sai, io adesso vediamo un po' sta squadra, come la vogliamo attrezzare, come fare e via dicendo. E poi dico: beh, allora. Dice: papà, ma a te ti chiamano? Dico: che vuol dire? Ma vuol dire che la gente si interessa di sapere, perciò dico a te, probabilmente voi che state nel mezzo di informazione. Ma io tiro o non tiro? Questo è quello che volevo sapere. Perché la prima domanda che mi pongo, sapete qual è? Ma io, con tutto il rispetto, voglio dire, la gente come mi percepisce? Perché è importante anche questo. Perché la gente de deve riuscire a capire quello che io voglio fare, quello se valgo qualcosa o meno, perché è importante. Perché farei subito un passo indietro se eventualmente io non sono in grado, non, sapessi che loro non sono neanche convinto che io posso rispondere alle loro esigenze. Cioè, voglio dire, se qualcuno vota per me, ti do il mio cellulare, ti No, faccio vedere quante persone adesso mi hanno no. chiamato e dicendomi voglio candidare a sé. Voglio, dimmi che ti seguo. Cioè, quindi che ti devo dire? No, no, Vuoi va sapere se bene. c'è anche un consigliere comunale? Sì. Ah, ok, questo volevo sapere, perfetto. Ma a me non mi basta solo No, quello. no, no, ci Perché quello mancherebbe. glielo dico già da adesso, potrebbe essere un discorso di opportunità. E allora io lo devo valutare questo. Va bene. Ti ringrazio, No, ti ringrazio a te. stringo la mano per la partita. È Ti finita posso in dire una parità? cosa? Comunque sei molto bravo. Grazie, grazie ancora al candidato a sindaco, No, al no, sono. consigliere comunale. Guarda, sto facendo, sto cercando di fare qua. Adesso io sono consigliere Ok, il comunale, consigliere va comunale bene? Arnaldo Faiola. Guarda, anzi, colgo l'occasione per dire una cosa. Io sono Arnaldo Faiola, candidato a sindaco. Sindaco, aggiungiamoci pure questa, però io ho bisogno dei cittadini che si fanno avanti, perché da solo non si potrà fare mai nulla. No, Grazie ancora della grazie a disponibilità. te e grazie a tutti quelli che hanno avuto la bontà di ascoltarmi e di sopportarmi. Appuntamento a Tris, aspetta Arnaldo, Ah no, scusate, scusa. appuntamento a Tris come sempre ogni mercoledì e giovedì sera dopo il TG delle 21 e replica il giorno successivo dopo il TG delle 14. Buon proseguimento di visione su Canale 7. Buonasera a tutti e grazie.